Eccoci qua. Con questo video vi farò vedere come effettuare l'iscrizione al sito di cui vi parlavo in questi giorni. Allora, per prima cosa mi permetto di dare un consiglio, ovvero createvi un indirizzo email nuovo e possibilmente utilizzate una password che sia più sicura possibile. Questa password poi la utilizzerete per qualsiasi sito in cui ci andremo ad iscrivere. Questo se volete, ovviamente, però rende tutto decisamente più facile. Allora, per password sicura cosa si intende? Si intende una password che contenga almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un carattere speciale che potrebbe essere la chiocciola piuttosto che l'asterisco o lo slash o via dicendo, e un numero. Quindi, ipoteticamente parlando, poniamo il caso che uno si chiami Gabriele. Scriviamo Gabriele con la G maiuscola, come carattere speciale mettiamo lo slash e poi 82, che potrebbe essere l'anno di nascita o quello che volete. Questo è semplicemente un consiglio, ovviamente. Allora, per procedere dovete cliccare sul link che troverete nei commenti di questo video. Beh, io ce l'ho copiato. Adesso andiamo sulla home page. In automatico, avendo cliccato il mio link, vi uscirà il mio nome e cognome, anche se manca una E, fa niente. Dopodiché andiamo a inserire un indirizzo email, io lo cambio perché giustamente uno l'ho già utilizzato. La password, come vedete, utilizzo la stessa che c'era con l'altro indirizzo email. Come login mettiamo, che ne so, quello che volete, Pinco Pallino, cognome ovviamente mettete i vostri dati, Rossi Mario, numero di telefono, ci vuole il prefisso internazionale, quindi in questo caso per l'Italia è più 39, poi mettete il numero di telefono. Il vostro paese, e a parte il nostro amico Ale, che è in Nuova Zelanda, suppongo che voi siate tutti in Italia, quindi andiamo a cercarci Italy e clicchiamo su Registrati. Ok, bella, la password la salviamo. Mi è stato mandato un codice via email. Andiamolo a vedere. Email verification, ok, questa qui. Ok, quindi ci serve questo codice qua, 414997. Lo mettiamo qui, 414997, giusto? 997, perfetto. Invia. Ok, e siamo entrati. Abbiamo effettuato la registrazione. Come vedete qua in alto, esce il vostro cognome, il vostro nome. Vi esce chi vi ha fatto iscrivere, quindi in questo caso il vostro tutor sono io. Dopodiché nel resto della pagina vedremo cose, qua è tutto a zero, vedremo sul mio profilo quello che si vedrà. Allora, facciamo così. Qua chiudiamo. Dai, faccio un secondo video dove entro col mio account per farvi vedere un po' la pagina. Quindi vabbè, la registrazione l'avete fatta, siete praticamente dentro nella vostra scrivania, nella vostra dashboard, nella vostra, chiamatela come volete, home page. E niente, al prossimo video vi faccio vedere qualche funzionamento, qualche risultato anche ottenuto fino ad ora con questo sito. Ci vediamo più tardi. Ciao.